11,89 de volts, 1,52 A, 59 mAh, 14 gradi, 17 watt. Due minuti, anzi tre. La carica prosegue senza problemi. Cinque minuti con la carica veloce, stesso problema, nessun problema. Sei minuti. Sette minuti, nessun cambiamento. 10 minuti, le celle sono a 4, 3,96 una e 4,4 la e le altre due, 12,06 volts totale, 1,52 ampere, 251 mAh, temperatura 18 gradi. Praticamente a quasi 12 minuti, batteria sempre normale, 16 minuti, nessun cambiamento. Siamo a 18 minuti, ma a parte vederle, le celle, tre celle sbilanciate, completamente sbilanciate, 4,06, 4,05, 4,06, 4,08, non vedo nient'altro. E che la temperatura interna dell'X200 si continua a alterarsi. Siamo a 28 minuti, stiamo cominciando a scendere l'amperaggio, anche perché siamo a 4,19, 4,16, 4,20 le tracelle, batteria che naturalmente è mezza morta, 10 watt, 8 watt, temperatura 24 gradi, 667 mAh sono entrati, 0,77 A adesso la potenza che sta entrando. 12,61 è il totale delle VOS, la batteria, per fortuna non si è gonfiata, punta a capo ancora a 32 minuti dall'inizio. Ok, dopo 34 minuti
attacco. Ok, batteria non vale un cacchio, quindi so che già questo è andato giù, però la batteria è completa ricarica. Me lo dà 4,19, 4,13, 4,19, perché so che la batteria vale niente per, solamente per le radio.